Cari amici di Cani, Gatti e Compagnia, benvenuti al nostro appuntamento, come sapete, dedicato agli animali. Oggi parliamo di quattro razze italiane molto importanti per il lavoro, perché stiamo parlando del pastore abruzzese, del pastore della Sila, Spino, degli Iblei e cane fonnese sardo, i cani antilupo. Ne parliamo con il titolare e ideatore di una bellissima realtà che vedremo oggi insieme, il pastore transumante Dario Capogrosso. Ciao Dario, grazie Ciao. Per essere qui con noi. Grazie a te di avermi invitato. Ci hai portato qui in studio i nostri cani. Presento anche una tua collaboratrice, istruttrice cinofila, Federica Malverni. Ciao Federica, Ciao. Grazie anche a te per essere qui in nostra compagnia. Grazie. In braccio a te due cuccioli di pastore maremmano abruzzese. Abbiamo qua il cane della Sila. Hai voglia di raccontarci un po' di questi cani? Di loro nello specifico? Dai, iniziamo da loro. Ok, allora loro sono dei pastori della Sila, conosciuti anche come pastore calabrese, diciamo che il loro nucleo di selezione ora in qualche maniera si può circoscrivere sull'altipiano appunto calabrese della Sila. Sono cani molto particolari, ovviamente, che hanno una storia millenaria alle spalle, e è una razza diciamo che ha iniziato questo iter di riconoscimento circa 5-6 anni fa grazie alla dottoressa Biafora, una zoonoma, appunto una collega calabrese, che ha in qualche maniera creduto tanto in questa razza e quindi in qualche maniera riselezionando ceppi da lavoro un po' dispersi, no? Negli altipiani della Calabria, è riuscita a ricreare un fenotipo sia genetico sia caratteriale che ovviamente fisico, tale da riportare in qualche maniera alla ribalta questo cane, che è veramente un cane dalle caratteristiche eccezionali, quindi un cane sicuramente da lavoro, un cane antilupo, ma che caratterialmente si distanzia dai suoi cugini per alcune caratteristiche. I suoi cugini, appunto, gli stessi cani di cui parlavi tu prima, appunto, e poi ti spiegherò magari certo. Il perché cugini. Sono cani che in qualche maniera si sono ambientati in quella realtà fatta principalmente allevamenti caprini, quindi sono anche conosciuti come cani da capra, quindi cani a mandria, e seguono tradizionalmente, lo fanno anche oggi, le greggi di EGG capre in Aspromonte e sulla Sila. Sono cani che in qualche maniera hanno sempre, non hanno mai perso questa loro attitudine ai cani antilupo, proprio perché anche negli anni 70, allora quando praticamente il lupo era sparito in tutta Italia, i pochi nuclei esistenti erano rimasti appunto in ovviamente pochi esemplari, proprio in Abruzzo e in Calabria. Ecco, quindi Dario, sono appunto sempre confrontati con... Sì. Certo, dicevi questi cani antilupo, il lupo che proprio recentemente se ne è parlato tantissimo di questo allarme, c'è chi dice sia un'esagerazione, c'è chi dice che in realtà il fenomeno lupo ci sia realmente questo problema, però esiste un modo per tutelare le greggi senza arrivare a uccidere il lupo, ovviamente, che è quello di avere degli ottimi cani da guardiania. Assolutamente, cioè nel senso sfondi una porta aperta, ma in realtà parli a nome un po' di tutti, quindi sia nel mondo animalista, sia nel mondo moderato, sia nel mondo pastorale. Quindi i pastori in Sud Italia hanno sempre saputo appunto che dal lupo ci si può proteggere con l'utilizzo di buoni cani antilupo. Purtroppo il lupo appunto era sparito completamente dall'arco alpino, quindi nelle nostre regioni, ora ritorna a popolare con l'abbandono delle montagne anche nelle nostre regioni, però i pastori purtroppo dalla Toscana alla Lombardia al Piemonte avevano dimenticato quello che comunque 100 anni fa avevano, cani antilupo da guardiania. Ed è una cosa che in qualche maniera è sempre rimasta valida e tale, quindi un buon gruppo di cani antilupo può proteggere il gregge al 99%, quindi le predazioni possono tranquillamente stare azzerate. Il problema vero è scardinare alcune difficoltà che comunque ci sono per inserire i cani del gregge di natura principalmente economica, nel senso che in qualche maniera nella bilancia aziendale avere e mantenere 5, 6, 7 cani ha comunque un peso, però in realtà la legge è chiara, la legge europea, è un reato uccidere
Il lupo, perché è una proprietà dello Stato e assolutamente non ci sono altre strade. Le proteste sì, sono lecite, ma oltre ad essere ovviamente un vitipedio, insomma, pensare che un'uccisione di un animale possa risolvere i problemi, comunque sia si cade nel penale. In realtà poi va chiarito il fatto che il lupo è un animale culturale, quindi tendenzialmente e trasmette le conoscenze da generazione in generazione. Quindi in qualche maniera, eliminando poi magari individui principali del branco, quelli che hanno informazioni che quindi in qualche maniera aiutano anche il branco a predare i selvatici, quindi gli ungulati che sono presenti e fanno anche loro danni alle nostre montagne, si mette i giovani in una fase di confusione, quindi il danno è ancora superiore perché ovviamente i giovani non sanno come cacciare e vanno sui greggi che sono le prede più facili, quindi è assolutamente sbagliato e in qualche maniera il lupo è una risorsa per le nostre montagne, una risorsa per il turismo. Difficile farlo capire ad alcuni pastori, ma in realtà con il lavoro non solo mio, ma comunque di altri allevatori importanti che si occupano di cani antilupo, di esempi che insomma quotidianamente cerchiamo di dare, si arriverà al punto che insomma in qualche maniera si capirà che con un cane, un'arma biologica eccezionale per tenere a bada questo problema. Ecco, Ecco. Dario, ti volevo fare una domanda perché è uscito anche un altro problema, cioè gli ibridi. Dicono che il lupo si possa accoppiare con questi cani da pastore se, diciamo, lasciati, come posso dire, alla guardia del gregge senza essere controllati dal pastore stesso. Può succedere Allora, perché gli ibridi poi sono quello mettiamo il così. vero Allora, problema. Ecco io non sono un biologo, cosa ne pensi, infatti. non sono un lupologo, insomma, non mi occupo in prima persona del lupo, ma sicuramente la questione del lupo è quotidiana per me. L'altra mia collaboratrice, Carolina, mi spiace che non sia qua perché lei si è appunto, lei appunto in scienze naturali, si è occupata esattamente di questo. Comunque, la possibilità dell'ibridazione c'è perché il cane fondamentalmente discende dal lupo, quindi il corredo cromosomico appunto è praticamente lo stesso, varia veramente in piccoli 6 percentuali, quindi vi è una possibilità di ibridazione tra cane e lupo e tra l'altro l'accoppiamento cane-lupo da prole fertile. Quindi diciamo che il vero problema è il fatto che ovviamente l'ibrido è meno diffidente del lupo. Quindi essendo perché ovviamente hai i caratteri di coraggio, perché lei è coraggio e mancanza di diffidenza del cane, ovviamente un ibrido. Ovviamente quindi vi è una maggiore sfrontatezza dell'ibrido nell'approcciarsi a situazioni tipo periurbane, quindi vedere i lupi che magari non sono esattamente lupi, che vanno a nutrirsi nelle discariche umane, che poi alla fine è la storia del cane, l'evoluzione del cane è partita da lì, nel senso dai lupi che non erano in grado di alimentarsi da soli e cacciare, andavano e si avvicinavano praticamente all'accampamento umano. Quindi il problema c'è, ma non è probabilmente l'unico, nel senso che se ne fa una questione anche di purezza della specie, però in Ma tutto il quindi mondo ci sono sempre ibridati. per evitare Non è l'abbandono del cane, no, in realtà è un problema che non ha una vera soluzione, nel senso più lupi ci saranno, abbiamo una popolazione di cani, per evitare si potrebbe evitare il randagismo. Fondamentalmente, però è presente in tante, io non sono nemmeno contrario al randagismo, nel senso che in realtà sono molto più contrario a vedere i canili strapieni di cani che soffrono. Io sono pugliese, sono abituato a vedere situazioni, magari aprire una porta un po' scomoda, ma sono abituato a pensare e aver visto con mano che tanti randaggi vengono sicuramente meglio in una situazione borderline di tanti cani che poi finiscono sul canile, quindi soluzioni effettivamente sono poche, ecco, io non penso di essere sicuro di niente, però non penso che l'ibrido sia il vero problema in questo contesto, quindi nel senso sicuramente non sono i cani da pastore che vengono lasciati liberi, perché in tutto il mondo, parlavamo poc'anzi dell'Asia centrale, in Asia centrale è pieno di ibridi, ma anche 70 anni fa da noi probabilmente ci potranno essere, perché esistono come in tutto il mondo situazioni in cui il cane e il lupo si incontrano e scatta la scintilla. Quindi non è evitabile. Ci sono dei piani europei che mirano a limitare questo fenomeno, catturando questi ibridi e in qualche maniera mettendoli in centri di raccolta per limitare questa situazione. Ma più lupi ci saranno, e sicuramente ci saranno sempre più lupi, più
più il problema sarà presente. E per cui in realtà secondo me non è quello tanto l'allarme, secondo me è uno sviare. Io non penso che quello sia il problema. Si svia l'attenzione, sì, magari giustamente si vuole creare un capro espiatorio che in qualche maniera identifichi il lupo non più come un problema. In realtà il lupo è un problema, ma è un problema allora quando non ci sono delle difese adeguate. Quando invece si comprende che il lupo è una risorsa, che il lupo è vero che fa danni, ma comunque li fa limitati se andiamo a vedere le statistiche, e si comprenderà che un cane antilupo non è... Cioè, loro due sono cani potenzialmente antilupo, ma loro due non potrebbero fare il lavoro del cane antilupo, anche se geneticamente sono predisposti. E come in pratica io potrei essere un buon soldato, ma non ho mai fatto il militare e non sarò mai un buon soldato. Fare cane antilupo vuol dire andare in guerra, vuol dire effettivamente essere assolutamente coscienti del fatto che un pastore ti ha in qualche maniera dato la responsabilità della custodia del gregge. Ecco, ma prendi... quindi tu perché dici che loro due potrebbero essere, potrebbero essere ma non lo sono, perché non sono mai stati in questo contesto? Loro non si sono mai confrontati in un contesto rurale, cioè loro vengono da genitori che lavorano sicuramente, ma loro sono assolutamente, vivono con gli armenti. No, Apollo no, Apollo è un mio cane, vive nel mio giardino, quindi come cane da compagnia, e quindi assolutamente non... Aspide invece vive con un gregge di alpaca, però non abbiamo mai avuto attacchi, comunque non pascola, cioè vive in un recinto di un ettaro, per cui probabilmente, non dico che all'ululato di un lupo si nasconderebbe, ma non ha quello spirito, quella tempra che si crea durante i combattimenti tra giovani. Quindi tu lo vedi già dal cucciolo chi ha la tempra? Sì, assolutamente sì. Per lavorare, sì. A 3-4 quindi... mesi già tu hai un'idea del ruolo di branco che il cucciolo avrà. E come noi, nel senso, anch'io, ecco, ho detto prima, potrei essere un buon soldato, in realtà non ho, pur avendo fatto arti marziali, io non ho il coraggio. Cioè, fare il cane antilupo vuol dire vivere di privazioni, ma il cane lo fa con piacere, attenzione, cioè nel senso, il cane segue il gregge perché la sente una cosa propria, una famiglia, come... In realtà tanti dicono, o meglio, un allevatore che io stimo, che alleva un'altra razza, alleva appunto l'Asia centrale, che si occupa anche lui di cane antilupo, lui fa il parallelismo, nel senso, cane come gregge, come se il gregge fosse in qualche maniera un frigo in movimento, no? Perché effettivamente il cane poi si nutre degli scarti del gregge, che sono le placente, quando nascono gli agnelli, oppure gli agnelli morti in determinati casi, e quindi ovviamente lui è come un osso e lui deve difenderlo, quindi è contento di difenderlo, si sente parte del gregge e lo fa per quello, però pur avendo la volontà di difenderlo, poi devi avere le armi non sono soltanto fisiche, sono anche della squadra, tu devi sentirti leader di una squadra forte. Quindi è quello l'importante, quello che i pastori devono pian piano capire, che non basta un cucciolo affidato da un parco nazionale oppure degli enti per proteggere il proprio gregge. Quelle sono favole, cioè nel senso, è veramente difficile creare una squadra di cani antilupo, ma tutti ci possono uscire, i pastori ci possono uscire, infatti, con rispetto ai cani. Infatti, prima di tornare a parlare, dato che abbiamo iniziato a parlare del pastore della Sila, però ci siamo un attimo allargati a quello che è la tua idea. Il pastore transumante, questa bellissima realtà, dicevo, un progetto unico e molto innovativo, tra l'altro hai avuto anche dei premi, sì. È stato riconosciuto quella che è la tua idea, il tuo lavoro di allevare queste razze italiane. Sì, diciamo che allora è tutto partito 10 anni fa, in cui io in realtà ho trascorsi nonni, nel senso che facevano i pastori, però in realtà quindi l'amore dei cani probabilmente è anche in qualche maniera mi è stato trasmesso familiarmente, ecco. Ma in realtà poi non c'è stato un seguito perché i miei genitori fanno tutt'altro, quindi io ho sempre lavorato con gli animali, nel senso, io ho una laurea in produzione animali, quindi ho sempre voluto fare allevatore. Finita questa fase, in qualche maniera sono sempre stato innamorato di questi cani e ho deciso di intraprendere, si guarda e si vede, non so, non gli piace qualcosa, aspetta, buono, secondo buono, me buono. Si vede nel riflesso della parete rossa dietro di me. Quindi ho deciso di intraprendere questa attività, affascinato proprio dal cane e lavoro. 10 anni fa fortunatamente non c'era, il problema del lupo era veramente marginale, ma io ho sempre creduto appunto che un cane è quello che è, non soltanto per come appare, no? La personalità, l'etologia del cane è fondamentale, per cui ho iniziato ad allevare inizialmente il pastore maremmano abruzzese, mi sono
affascinato a questo mondo e ovviamente l'allevamento è cresciuto. Poi negli anni ho abbracciato, appunto, conosciuto persone importanti che hanno cambiato anche la mia vita, il modo di pensare riferito al lavoro, riferito al rispetto che posso avere nei confronti dei cani. O collaboro paradossalmente anche con una veterinaria che in realtà fa tutt'altro, odiava gli allevatori, odia veramente gli allevatori, ma in qualche maniera ha imparato a rispettare il mio lavoro e io il suo, quindi ho acquisito più sensibilità nei confronti dei cani, anche questo mi piace molto. Però in realtà il bello di questa razza è che per millenni hanno risolto un problema che non c'è da 10 anni, è un problema che c'è da 10.000 anni, cioè l'umanità, la storia dell'umanità è sempre stata in qualche maniera falcidiata dai predatori che non gli consentivano di avere i greggi. La soluzione qual è stata? Sempre e solo il cane, sempre e solo il cane, che ha sempre accompagnato l'uomo in questo suo fantastico percorso. E ovviamente questo non sparisce dall'oggi al domani. Quindi il mio lavoro è semplicemente stato quello di prendere, capire determinate ovvietà, in qualche maniera dogmi, che c'erano nella cultura pastorale e renderla in qualche maniera moderna. Quindi infatti ad oggi quindi ho abbracciato queste razze che hanno tutte razze con la stessa funzione, quindi in realtà è come se io allevassi un po' la stessa razza, no? Sono sempre cani a guardiania, LGD, quindi Livestock Guardian Dogs, italiane, diversi nelle forme, semplicemente perché l'Italia fino a qualche centinaio di anni fa, anzi meno, 150 anni fa, non era una repubblica, ma era un insieme di stati che avevano le proprie leggi, le proprie regole, erano le due Sicilie, e ogni stato aveva il suo cane perché non c'erano contatti, è come se esistessero le Alpi che dividessero la Calabria dalla Sardegna, il mare ovviamente, e quindi in Italia c'erano tutte queste nicchie che avevano la stessa funzione, cani da guardiani antilupo, che hanno aiutato l'Italia appunto a crescere con la pastorizia. Mi sono innamorato di questo e con l'idea appunto di avere un allevamento, sì, ma per mettere cani in movimento, realtà etologiche reali, quindi ho creato, sono riuscito a... Vediamo anche questi spazi grazie a misura proprio di cane. Ho un'azienda di 18 ettari, quindi i cani vivono abbastanza liberi, sempre confinati, ma liberi, quindi ovviamente c'è anche il canile perché le norme sanitarie poi me lo impongono e appunto l'anno scorso sono stato premiato come terzo miglior giovane agricoltore in Italia con un premio dal Ministero dell'Agricoltura proprio per la sostenibilità aziendale, il benessere animale, l'innovazione in agricoltura, anche perché quello che faccio io in qualche maniera è un servizio all'agricoltura. È un momento in cui il biologico, l'azienda è biologica ovviamente, il biologico è in qualche maniera preponderante, cioè sta prendendo visibilità, ma rischiamo di perdere tanti presidi slow food, se si può dire slow food, tanti presidi appunto biologici, proprio perché ovviamente le piccole produzioni col predatore non si possono più avere. Quindi in realtà io offro con i miei cani un servizio all'agricoltura. Certo. Ecco, tra l'altro leggevo appunto dal vostro sito, questa realtà è nata e si è sviluppata nel pieno rispetto delle norme che regolamentano la custodia degli animali negli allevamenti, ma si proietta oltre, proponendo, abbracciando in maniera totale il concetto di benessere psicofisico del cane, degli animali che con esso condividono gli spazi, quali alpaca, capre, pecore, maiali e galline. Sì. Quindi gli animali, questi cani, sono realmente in contatto con gli animali che dovrebbero, esatto, proteggere. Esatto. Quindi, perché ovviamente ci sono delle difficoltà da animale a animale, nel senso che con le pecore tendenzialmente è abbastanza, non semplice, ma è più semplice se paragonato appunto al cane che deve convivere e proteggere i veicoli, perché ovviamente le pecore si difendono facilmente, gli veicoli stimolano quello che è anche il residuo istinto predatorio. Quindi ecco, qua tu riesci a fare anche una selezione. Sì, io ho clienti da tutte le parti del mondo, da Croazia, Australia, America, che mi chiedono cani per una specifica funzione, cioè mi contattano, magari il cliente mi contatta dall'Austria, facciamo un esempio, ha un gregge di alpaca che vuole una protezione per cani di alpaca, io gli propongo cani magari già di 6-7 mesi che sono già stati in qualche maniera e lui che passa? Sta facendo il suo lavoro, io mi sono spaventato. E lui che passa con me? Che sono stati appunto implantati con gli avicoli molto ora è appunto un progetto in essere con l'Università di Perugia di veterinaria. Loro hanno un progetto particolare già avanzato in cui praticamente sempre un'azienda in buona sostanza alleva oche nel vigneto biologico, quindi in pratica in biodinamica, quindi hanno escogitato questo sistema veramente che poi alla fine funziona di limitare
la parossitosi delle viti facendo vivere free range le oche sotto, e va benissimo, quindi un progetto che comunque è stato anche nei giornali sponsorizzato. Ora hanno un problema della predazione delle volpi. Le volpi si mangiano le oche, quindi ora appunto a settembre, tra un paio di mesi porterò due suoi figli, due figli di Apollo, che inizieranno quindi assieme, cioè con l'Università di Perugia, questa sperimentazione, che in realtà da me già funziona, nel senso devo Certo. semplicemente farlo portare loro. E lì è una cosa molto particolare, nel senso che storicamente lì in Umbria hanno dei maremmano abruzzesi particolarmente aggressivi, cosa che probabilmente anche un vantaggio in quelle realtà appunto assediate dal lupo, e i turisti non vedono bene di buon occhio i cani bianchi. Quindi l'idea è proprio di utilizzare il pastore asile, perché è morfologicamente diverso e nell'immaginario comune è comunque un cane differente e non pericoloso, però la funzione è la Certo. stessa, anche se sono più bravi. Ecco, mi raccontavi del pastore della Sila che in questo caso, in questa razza, non si può pensare che un solo cane possa realmente tenere Non come i cani sotto antilupo, controllo, esatto, non come i cani come. antilupo, no. Come lavori in questo caso? Qual è la tua idea di team? Come prepari tu queste squadre di cani Allora, antilupo? mettiamolo così, devo per forza, anzi sono ben contento di scindere quello che è il ritorno aziendale economico da quella che è la realtà che poi alla fine propongo. Quindi bisogna creare un team. Verrebbe facile dire ok, propongo 7-8 cani a vendere, quindi non sarebbe male. Però purtroppo la pastorizia non vive un momento economicamente brillante, come abbiamo visto anche all'attualità, per cui normalmente quello che propongo io è di propongo dei cani, come dire, leader, che abbiano una leadership, che siano in qualche maniera anche possono essere riconosciuti da altri cani, magari sono nelle loro aziende, magari giovani pastori che hanno poche competenze, che non sanno come approcciarsi al problema, oppure piccoli allevatori, e in qualche maniera do gli strumenti per creare le proprie genie. Magari dai una coppia o un trio di cani, padre e due figlie, e in qualche maniera dici ok, al momento non ti proteggeranno, ma devi essere indipendente, devi crearti il cane che fa per te, perché ognuno, ogni pastore, ogni realtà. L'Italia è grande, l'Italia ha un territorio vasto con differenti caratteristiche, boschive, montagnoso, roccioso, fiume, turisti, non turisti, isolato, quindi in qualche maniera ognuno deve farsi il proprio cane, partendo da delle buone basi, sicuramente. Cioè la razza è un'indicazione, ma come dicevo prima, i cani non sono razzisti, nel senso che in un momento in cui il razzismo pare sia una componente importante nei dialoghi dei nostri politici, per i cani pensano di essere tutti cani, cioè non è che lui guardi lui e dica ah, tu sei un pastore maremmano, io sono un pastore asila. I cani non lo sanno, a loro non interessa. Per un San Bernardo, un Chihuahua, è della stessa specie, cioè nel senso in teoria ecco perché si accoppiano anche con i lupi, ai cani non interessa. Quindi ai cani interessa la mente, quindi è la mente che va selezionata, quindi c'è il cane, ci sono i ruoli branco, c'è il leader, ci sono i number, che sono praticamente i gregari, ci sono gli omega, quindi sono delle grandi famiglie i cani, che lavorano in cooperazione, esattamente come noi uomini, siamo esseri sociali, quindi lavorano in gruppo per difendere una cosa propria. Devono trovare delle sincronie, quindi io aiuto i pastori a creare, ovviamente fornisco i cani che possono andare bene nelle loro situazioni e li aiuto un po' nella creazione del loro futuro, perché non devono dipendere solo da me. Purtroppo i pastori ogni tanto hanno delle. Non sempre ascoltano, sono poco, però ecco, fanno un lavoro così affascinante ma così tanto difficile che se fare il pastore, infatti sono tra l'altro pochi gli italiani che lo fanno, è un lavoro eroico, cioè non so se tu hai mai, ti do del tu, Certo, assolutamente. fanno davvero un lavoro eroico, cioè, Ad esempio, raccontaci qualcosa. ma non lo so, cioè, se in alpeggio magari c'è il gregge di pecore che bruca, vedono una margherita a 1 chilometro di distanza, corrono tutti in montagna a prendere quel fiore per cogliere, il pastore deve cogliere dietro, giorno, notte, con paura dei lupi, con paura di frane, devi fare attenzione che ci sono i lupi, in cui altro che lupi, nel senso che un gregge con un dirupo morirebbe tutto, le pecore si seguono, quindi è veramente un lavoro Quindi durissimo. lavora in simbiosi Lavora ovviamente in con i suoi simbiosi con il cani. cane, quindi se devi essere proprio un atleta, Ma fare quindi delle il partite. cane impara praticamente sul Impara sul campo? campo.
Il cane deve essere prima molto sveglio come prima cane sul campo, comunque. altrimenti soccombe. Cioè, nel senso, non è molto spesso, purtroppo, nell'opinione, ecco, a me piace essere un gate, un anello di giunzione tra il mondo civile, tra virgolette, e il mondo pastorale. I pastori vanno rispettati. Ovviamente ci sono delle azioni magari dei pastori che non vengono tanto interpretate dal mondo civile perché ci sembrano magari truci, magari poco avventizie, cioè nel senso vengono mal interpretate. In realtà i pastori hanno profondo rispetto ai propri cani e dei propri animali, fanno quello che si può fare. Sicuramente offrono alle gregge la possibilità di vivere in montagna, pascolare e fare quello che vogliono fare, e ai cani di vivere liberi, perché la libertà penso sia un bene assoluto, non solo per noi uomini, ma anche per gli animali. Quindi io in realtà, i miei cani hanno grandissimi spazi, ma in realtà dare al cane la libertà vorrebbe dire lasciarli liberi, e quando il cane torna è veramente contento di essere da te, cosa che loro dall'altro fanno. Ma non tutti i miei cani probabilmente lo fanno, quindi io do il meglio di quello che posso offrire, ma la libertà per un cane e per un animale penso sia il tutto. E quando vivono in montagna, cioè andare in montagna e vedere determinate situazioni, ti riempie il cuore, nel senso, tu vedi veramente, è vero che è una natura antropizzata, ma è comunque natura selvaggia, è il rapporto vero, intrinseco tra uomo e cane, tra anima e anima. Benissimo, ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità, ma rimanete con noi perché continuiamo a parlare di questo mondo davvero affascinante che è quello del cane da pastore. Bentornati in studio qui con noi. Come sapete, stiamo parlando di cani da pastore. Nella prima parte abbiamo parlato ampiamente della loro azione antilupo. Ricordo che qui in studio con me c'è Dario Capogrosso, titolare ed attore dell'allevamento Il Pastore Transumante, di questa bellissima realtà unica e davvero molto molto innovativa, e insieme a lui una sua collaboratrice e istruttrice cinofila, Federica Malinverni. Abbiamo parlato quindi del pastore della Stila un po' come cane da pastore. Adesso andiamo un po' più nello specifico. Voglio sapere il carattere di questo cane, che è quello che sicuramente deve colpire di più chi decide di portarsi a casa un animale. Sì, il carattere. Allora, come ti dicevo prima, ogni cane ha la propria individualità, quindi ogni cane ha il proprio carattere. C'è da dire che la razza qualche indicazione la dà. Allora, il pastore della Stila è effettivamente un cane che mi ha sorpreso anche me. Io allevo pastore della Stila da 5 anni, quindi non da così tanto, ma in realtà è un cane che colpisce per l'essere estremamente versatile. Quindi un cane molto calmo, contemporaneamente molto giocoso, è un cane rispettoso di tutti i membri della famiglia, animali compresi, è un cane molto socievole, con una territorialità, diciamo, più limitata rispetto ai loro cugini maremmano abruzzesi, quindi in qualche maniera la guardia la fa in maniera più blanda, nel senso, è un cane avvistatore, con la sua mole include magari un po' di rispetto, anche il suo colore scuro, ma in realtà sono abbastanza dei pacioccone, quindi hanno una forte aggressività intraspecifica, nel senso che sono aggressivi nei confronti di altri cani o eventuali altri animali esterni che si volessero intrufolare nel loro territorio, ma nei confronti degli umani tendenzialmente sono molto molto tolleranti, il che ne fa appunto un cane perfetto per la famiglia. Noi in realtà, io principalmente, il mio è un allevamento di maremmano abruzzese, quindi penso che sia il più grande allevamento d'Italia e del mondo, quindi abbiamo 100 animali, 100 cani, anche oltre, però tante persone, vedendo poi Apollo in giardino, tanti piccoli apollini, quindi da me viene gente ovviamente anche tanti all'estero, nel senso Germania, Olanda, Francia, per i miei maremmano abruzzesi, non conosco assolutamente il pastore della Stila e vogliono il pastore della Stila, quindi noi siamo molto contenti perché in qualche maniera iniziamo a far conoscere all'estero una razza assolutamente italianissima, millenaria, ma poco conosciuta. Ecco, regione di provenienza Calabria. Dicevi, Calabria. E leggevo sul vostro sito Il cane da pastore della Stila, uno scrigno prezioso della biodiversità cinofila italiana. Esatto, perché è uno scrigno, la biodiversità d'Italia è un paradiso di biodiversità. Abbiamo territori così vasti, diversi, separati da mari, montagne, valli, e anche la biodiversità cinofila è presente.
Proprio perché vi è stata una. I cani sono stati creati non come razza a sé, ma come gruppo di cani utili ad una funzione. Quindi, in qualche maniera, lo scoprire che in Italia sono presenti tante razze e che magari prima non erano state portate agli onori della cronaca, semplicemente perché non c'era stato nessuno che aveva deciso di valorizzare, siamo un po' esterofili, nessuno che aveva deciso di in qualche maniera. Provarci. Ora, sono razze che hanno, ad esempio, gli Spaniel Blay, i Californesi, sono razze appunto in qualche maniera antichissime, ma nuove nella loro concezione cinofila. Quindi ovviamente è un rischio, nel senso che un rischio, cioè, come dire, la mia è un'azienda cinofila. Cioè, nel senso, io allevo cani, vivo di quello, l'azienda cresce quello, il benessere dei cani è dato da, appunto, anche dalla vendita degli stessi. Quindi, nel senso, siamo una grande famiglia, loro danno tanto a me e noi diamo tanto a loro. Per cui, ovviamente, per queste razze, si può capire che l'income economico è praticamente quasi nullo. La bilancia, quindi diciamo che mi sento un po' un mecenate, quindi lo faccio semplicemente perché mi piace, perché da loro imparo tanto e per cui e perché credo in queste razze. Sicuramente in futuro, tra 10-15 anni, ci si augura che in qualche maniera il grande pubblico impari ad apprezzarle per bene, però hanno tante frecce nella feretra, e dico, mio figlio ha imparato a camminare con Apollo, 3 anni, e lo Infatti. chiama Mava, ora dice, basta, è troppo peloso, mio fratello. Per cui io ho 3 bambini, 6, 4 e 2 anni, vivono in mezzo ai cani, non sono un padre del genere, non abbiamo mai avuto dubbi sull'affidabilità di questi cani, io lo consiglio veramente a chiunque. Poi ovviamente i maschi in tutte le razze sono tendenzialmente un po' più aggressivi, quindi o meglio il testosterone a 3 anni poi fa cambiare un po' il carattere del cane, ma posso dire che ad oggi non c'è mai stato nessun problema, quindi sempre nel limite. Bravo, hai aperto una bella parentesi perché purtroppo sono tantissimi gli incidenti con i cani. Non dico all'ordine del giorno, ma purtroppo sono veramente tanti. Anche recentemente alle cronache si è sentito degli attacchi dal proprio cane che ha ferito quasi a morte il proprio padrone, proprietario, chiamiamolo come vogliamo. Quando però si va ad analizzare questi casi che sono buttati alle cronache molto con semplicità, ecco, quando si va in realtà ad analizzare si vedono degli errori fatti proprio dalla stessa persona nei confronti del cane. Il più delle volte si dice assolutamente mai mettere bambini con cani di taglia grande, pericolosi, al pastore maremmano abruzzese è molto pericoloso nei confronti dei bambini. Sicuramente io penso che una buona selezione faccia già la sua parte, ma anche una buona gestione del cane in famiglia. Il bambino non Allora, ha la capacità, la conoscenza, sta al genitore. vox populi, no, mi verrebbe a dire, nel senso che alle persone piace sentirsi conoscitore un po' di tutto. Allora, secondo me, in realtà è vero dire che sono agli ordini, secondo me ogni giorno succedono casi di questo tipo, anche varie volte. Perché? Perché viviamo in un. Cioè, ci sono milioni di cani e milioni di cani anche mal gestiti, magari. Quindi sicuramente ti vengo incontro dicendo che hai assolutamente ragione, la buona selezione del cane, l'ambiente in cui cresce, ma appunto l'educazione viene data dai bambini. I bambini ovviamente non nascono imparati, siamo noi a dover spiegare che i cani hanno una loro individualità e vanno rispettati. Non è quasi impossibile in determinati contesti tenere i bambini lontani dai cani, perché che infanzia sarebbe, nel senso che non priverei Certo. mai un mio figlio dello stare vicino a un cane. Però intanto ci sono cani e cani. Se i cani non hanno mai dato squilibrio, però diciamo che c'è una cosa molto banale, ma che mi viene comunque di dire, perché lo dico a tutti i miei clienti. Allora, molto spesso si sente in giro anche dire che il cane devi abituarlo a prendere da mangiare nella ciotola, perché così ti rispetta di più. Sono abbastanza delle stupidate, perché diciamo che la maggior parte delle reazioni pseudo-aggressive che i cani hanno nei confronti dell'uomo o degli altri animali sono legate al cibo. Quindi, se il cane si lascia tranquillo, non ha mai reazione. Quindi, in qualche maniera, io dico sempre ai genitori di insegnare ai bambini a far parte della famiglia. Far parte della famiglia per un cane vuol dire mangiare. Quindi, i bambini devono ogni tanto uscire da casa e mollare un croccantino, un pezzo di pane ai cani. Quando i cani si rendono conto che i bambini non levano, perché normalmente i bambini tendono a levare, stanno mangiando, mettono la mano dentro, no?
ma sono abituati al fatto che i bambini sono datori di cibo, i cani una volta che vengono i bambini si sdraiano pancia all'aria e non hanno, cioè quella poca, quell'unica volta che magari il cane verrebbe a reagire non reagisce, perché in qualche maniera sa che il bambino è un datore di cibo, che gli dà, non leva. Quindi insegnare queste piccole cose al cane, oppure far mangiare il cane da solo in disparte, è importante, perché come se noi fossimo seduti al bar e arrivasse qualcuno a rubarci la pasta al forno o il caffè, noi come reagiremmo? Non bene, perché il cane deve reagire bene anche se ci conosce? Cioè, anche se mia mamma venisse a levarmi qualcosa dal piatto, non vivo con mia mamma da 20 anni, però non so perché mi è venuta mia mamma, però mi arrabbierei, no? Nel senso, è la stessa cosa, i cani hanno, devi rispettare i cani, sono animali, sono più istintivi di noi, questo è un dato di fatto, qualunque cane. Ovvio che un chihuahua fa molto meno male di un cane grande, ma in realtà un chihuahua reagisce anche più velocemente. Nel senso che, quindi va semplicemente insegnato ai bambini ad avere rispetto dei cani e i problemi si riducono a nulla, anche perché è molto più facile che un cane morda il padrone rispetto ad un estraneo per due componenti. Il cane conosce molto di più il proprio padrone rispetto a un estraneo. Se il cane è lievemente pauroso, o meglio non ha tanto coraggio, un estraneo non lo morderà mai, il padrone sì. Per i cani ogni tanto siamo dei fratelli, cioè ho detto io parlavo di famiglia, ovvio che per i cani il branco è canino, si allarga lievemente a quello umano, ma è canino perché sono cani. Però le liti furibonde avvengono tra fratelli. Quindi nel senso anche tra fratelli, perché si conosce, si sa testare. Il cane quando spaventa o morde molto spesso vuole semplicemente allontanare. Cioè i cani tra loro fanno così. Cioè, il linguaggio è la cane. Ovviamente noi non abbiamo il pelo, non abbiamo la giogaglia e ci facciamo male e ci spaventiamo, ma in realtà molto spesso il cane ci sta dicendo stai al tuo posto. Importante sarebbe il cane ringhiasse, infatti quando un cane ringhia normalmente è una buona cosa, perché il cane sta avvisando, cioè un cane che ringhia sta dicendo stammi lontano, stammi lontano. Cani pericolosi sono quelli che non danno segnali, i cani da pastore normalmente sono cani ancestrali che hanno questa miniera facciale, che non attaccano mai se non avvisano, quindi tendenzialmente sono tra i cani più sicuri che ci sono, però tra l'altro parlavo prima di equilibrio e io ho anche equilibrio tra i miei collaboratori, qui abbiamo la famiglia e Federica appunto si occupa anche di questo, ecco, magari anche lei può darti Sì, il suo parere. Federica, è il tuo turno. So che non volevi tanto parlare, ma ti tocca, a parte gli scherzi. Come sei entrata in contatto con questa realtà e cosa ti ha colpito e come mai hai deciso di collaborare, con Dario? Allora, la mia è una situazione un po' particolare, nel senso che io la prima volta che sono andata da Dario sono andata come cliente, perché io volevo un pastore maremmano abruzzese. Mi ero innamorata di questa razza, però ero anche un po' spaventata appunto da tutto quello che si sente dire sul pastore maremmano abruzzese. Allora mi ricordo che chiamai Dario, era agosto, e io gli dissi: guarda, io vorrei un cane comunque buono, docile, tranquillo, perché la mia realtà, sì, ho dei giardini, ma sono relativamente piccoli, per cui comunque il cane poi dovrebbe vivere anche in casa con me. Certo. Allora lui, vabbè, mi consigliò di andare a vedere appunto il suo allevamento e mi consigliò un cane adulto, una femmina adulta di 15 mesi, perché comunque ne aveva già individuato il carattere ed era infatti un cane eccezionale, il miglior cane che ho Quindi è avuto. venuta poi a casa con te? Certo, In casa, in in casa. appartamento. Questi In casa loro sono i i suoi figli. che sono i cuccioli Ma di dai. Federica, ho avuto la cucciolata quest'anno, Ma dai. quindi. E quindi da lì è partita un po' la No, conoscenza della durante quel razza. periodo io gli dissi che stavo facendo appunto i corsi per diventare istruttore cinofilo, ma che il mio sogno sarebbe stato poi quello di allevare i cani. Ovviamente allevare i cani, cioè, non si può improvvisare, cioè Certo. comunque da imparare e tanto. Allora poi casualmente ci siamo sentiti dopo qualche mese e lui mi propose di andare qualche volta a vedere, provare e Ma poi. diciamo l'ho voluta io fortemente, perché avevo in qualche maniera intravisto in lei determinate. Cioè io collaboro, lei è molto brava, anche l'altra ragazza è molto brava, comunque in qualche maniera penso, avevo bisogno di delle mamme per i miei cuccioli e i miei cani, quindi nel senso la figura femminile non è un caso, nel senso che la donna mediamente ha un approccio differente a quello dell'uomo, non per forza migliore o peggiore, però con i cani hanno un cioè, la donna ha un approccio più empatico. Per cui mi piaceva tanto perché lei ovviamente ha tanta empatia con i cani, quindi ci sa fare veramente tanto, quindi quelle sono capacità innate, in più è molto determinata e questo ovviamente mi ha colpito tanto. E allora,
L'ho corteggiata lavorativamente, parlando ovviamente, e sono molto contento che insomma faccia parte della, cioè è di famiglia ormai lei, nel senso Certo. che, quindi siamo molto contenti, ecco. Quindi di cosa ti occupi nello specifico quando vai in allevamento? Di tutto. Tutto, tutto, sì, tutto. Quindi alla pulizia, quindi comunque inizialmente alla gestione, i cani devono mangiare, sono tanti cani, quindi ovviamente loro mangiano una tonnellata alla settimana di carne cruda. E poi anche mangime secco, insomma dipende dalle situazioni, quindi sia il mangiare secco che la carne hanno entrambi delle proprietà, dei vantaggi nell'alimentazione animale. Quindi si occupa dell'alimentazione, ovviamente i cani da subito accettata, e quindi del vedere se ci sono criticità, perché ovviamente ogni giorno, cioè io vivo là, nel senso io, quella è casa mia. 24 su 24 devo in qualche maniera controllare che tutto vada bene, e nelle ore in cui c'è lei io mi sento molto tranquillo perché ogni problema me lo comunica. Parti, accoppiamenti, gestione dei documenti, pedigree, accoglienza clienti, abbiamo gente da ogni dove, Certo. trattamenti, insomma, nuove strutture creiamo, tanto da Un lavorare, bel po' di però lavoro, insomma. sì, non finisce mai, ma... È un No. cicomotino, però è bello. Cioè, la cosa bella è che è bello, vivi con i cani e ti danno tanto, quindi hai dei rapporti con tutti i cani. Le persone molto spesso si stupiscono e fanno: ma li conoscete tutti? Ma per noi è normalissimo, nel senso che sono tutti i nostri cani, quindi e loro si comportano così Certo. con tutti. Quindi... Pastore maremmano abruzzese, origini un po' di questa razza, Allora, è la attitudini razza che sono principe. rimaste quindi nella razza anche attuale, quello che è il pastore maremmano abruzzese. Allora, le origini sono prettamente appunto centro-meridionali, l'Abruzzo e la culla del cane, nonché pastore abruzzese. Si chiama pastore maremmano abruzzese ufficialmente, le persone pensano che si chiama maremmano abruzzese, no, maremmano abruzzese perché i principi corsini, quindi praticamente la Maremma toscana, non laziale, in qualche maniera furono i primi nobili, quindi la cinofilia la prima era appannaggio dei nobili, a proporre al grande pubblico, quindi al mondo, questa razza, e quindi in onore di loro si chiama Maremmano. Ma in realtà, il vero nucleo è dell'Abruzzo, o tutto è più la Maremma laziale, o magari anche le Puglie, perché la transumanza era verticale, avveniva dai monti d'Abruzzo fin giù nella tavoliera di Puglia. Io appunto sono di Manduria, quindi in qualche maniera da noi arrivano gli ultimi tratturelli, quindi proprio la fine della rete viaria pazzesca dei tratturi, cioè ovviamente è il patrimonio dell'UNESCO, in cui pascevano queste milioni di greggi che hanno portato al Regno di Sicilia a essere uno degli stati più ricchi dell'Europa del tempo. L'origine è quella: cani che ovviamente vivono a contatto con le pecore in maniera diversa, ad esempio, dei calabresi, perché i pastori calabresi battono il bosco e le capre li seguono, invece l'orografia abruzzese è fatta di altipiani. Campo Imperatore, uno spiazzo enorme ad altezze immense, e in cui i cani ovviamente sorvegliano all'alto e non devono battere il bosco, in cui i lupi si potrebbero in qualche maniera nascondere e predare. Quindi è un cane più placido, meno dinamico del pastore d'asila, con una certa dose di territorialità. Ora, negli anni, ovviamente il cane è cambiato. Il cane è cambiato nel senso che il cane che vediamo oggi nelle famiglie è sicuramente molto, 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 molto affidabile, perché l'opera degli allevatori ha provveduto in qualche maniera a calmare, modulare, a renderli cani quasi per tutti. No, dico quasi, semplicemente perché il maschio, ogni tanto ci sono maschi ovviamente nel pool genetico che hanno comunque caratteristiche di dominanza e di forza tali che non consiglio di prendere e di far mai vivere in appartamento. Alcune femmine si adattano anche alla vita d'appartamento, quindi non è tanto una questione di taglia o di spazi di cui hanno bisogno, ma semplicemente proprio di... I cani hanno delle gerarchie. Quando noi facciamo entrare il nostro cane in casa, per il cane ovviamente noi siamo più o meno nello stesso ruolo. Per le femmine questo non è un problema, per un maschio dominante che ha 3 anni con la secrezione di testosterone dai testicoli, cambia caratterialmente perché vuole fare la sua scala gerarchica. Noi magari non ci siamo accorti degli errori che abbiamo fatto nei 3 anni precedenti, e poi ci può essere pizzicato il cane che non ti fa più salire sul divano. Quindi io consiglio, non do mai cani, mai,
cani a persone che mi dicono no, il cane deve stare in casa, e mai a persone che mi dicono il cane potrebbe vivere anche in casa, maschio. Per le femmine problemi non ce ne sono mai, perché tu in qualche maniera la femmina come a un anno, poi a 3 anni, a 5 anni, mai avuto problemi in tutta la mia storia allevatoriale. Il maschio va rispettato come cane indipendente, territoriale e diverso, quindi non è che il cane impazzisce, semplicemente matura. E quindi quando un cane è maturo vuole sentirsi sicuro del suo ruolo di branco, quindi questo è molto importante. Sono cani quindi momentaneamente più placidi, più moggi, che non hanno, si sente tanto il mare in mano, il mare in mano. Il mare in mano selezionato dagli allevatori è un cane fondamentalmente che a delle volte non è nemmeno un buon cane antilupo. Ecco perché io in qualche maniera seleziono anche delle linee, ho tanti cani per questo, cerco di dare il cane giusto alla persona giusta, ho delle linee con carattere più blando che ben si confanno alla vita di città, quindi urbanizzata, e devo per forza di cose selezionare delle tipologie di cani più da lavoro, più brutti esteticamente, più lupoidi, con in qualche maniera caratteri di aggressività e di mimica facciale più forti, che in qualche maniera possono essere poi dei buoni cani antilupo, perché il cane da salotto, e io ho tanti cani da salotto, non può essere equiparato a un cane antilupo, anche se la stazza, diciamo, la razza sono la come stessa. Due linee? Ma non è tanto due linee, cerco di creare delle linee diverse. In realtà il club di razza non è tanto d'accordo su questo aspetto qua, semplicemente che lavorano su numeri ridotti, ma non che lo facciano in maniera, come dire, perché vogliono a compromettere qualcosa, creano una realtà diversa. In realtà da allevatore, per essere credibile nei confronti dei pastori, io non devo avere cani forti, devo avere cani più forti di quelli che hanno i pastori. Forti non vuol dire cattivi, attenzione, certo. Vuol dire semplicemente che hanno una tempra totalmente diversa, quindi una mimica facciale importante, e quei cani normalmente sono anche un po' più bruttini. Cioè, questa lezione è solo il carattere di quei cani, l'affidabilità, quindi perché i cani non può assolutamente mordere una pecora, perché altrimenti fa una brutta fine, purtroppo, quello è un aspetto che cerco sempre di correggere nelle realtà pastorali che frequento, però devono essere cani diversi. Per il resto sono cani veramente eccezionali, cioè nel senso io mi sono innamorato del pastore maremmano abruzzese, cioè nel senso il mio amore è quello, il cuore bianco, come si vuol dire. Quindi è una razza di cani anche là molto affettuosa, poco incline ai comandi, cioè nel senso il cane è assolutamente un cane educato, però non ama giocare, nel senso che si gioca in maniera scomposta, come giocherebbe qualunque cane, ma i comandi non, il richiamo è magari molto meno senso. È un cane indipendente, quindi, ma il cane indipendente molto spesso, al contrario di quanto non pensino le persone, è il cane più intelligente, nel senso che non ha bisogno dell'uomo. A noi invece piace il cane dipendente, perché noi vogliamo il robottino. E il cane robottino vuol dire che ha bisogno di noi per fare la sua per vita. Per decidere. Quello non è il cane intelligente. È semplicemente il cane più comodo. Noi ovviamente viviamo in una realtà così e ci piace avere il... Spero che rimarremo sempre... Cioè, infatti siamo un po' in dicotomia, no? Amiamo tanto i cani, ma in realtà vorremmo quasi un peluche. Meno male che amiamo ancora i cani, ecco. Perché però il cane va rispettato. Ci dà tanto se noi gli diamo tanto. Però comunque un cane va, poi impone, cioè nel senso non si può girare in città con un pastore maremmano abruzzese senza avere una miriade di persone che ti ferma, no? Nel senso che comunque all'estero è amato, è un evidenziatore quando passeggi, no? Nel senso che io sono già sposato, quindi in qualche maniera, però l'avessi scoperto prima probabilmente, ecco, quindi un invito ai giovanotti. Andiamo a un'altra razza, sì, che porti avanti, che è il cane fonese sardo, ovviamente dalla Sardegna. Il cane del pastore viene definito. Sì, è il cane del pastore proprio perché è un tuttofare, non è soltanto... cioè intanto ci sono stati degli studi del National Geographic affascinantissimi, e ne invito chiunque a andarli a leggere anche su probabilmente contenuti video, in cui parlano appunto della longevità del cane fonnese assieme alla longevità della popolazione sarda, sono molto simili e percorrono veramente, hanno fatto una storia di isolamento geografico e genetico molto particolare, c'è proprio un parallelismo che viene fatto, quindi è veramente molto bello. Ed era il cane fondamentalmente, che anche la Sardegna è una regione grande, in cui vi è una certa diversità di ambienti, il Gennargentu è montagna, assolutamente peli lunghi, quindi anche le persone vanno in giro con, cioè gli abiti tradizionali sono
pesanti, tanta lana, nel senso è come stare sulle Alpi, nel senso fa freddo. E poi c'è la pianura, no? Quindi erano ambienti diversi. Comunque, tendenzialmente, pur essendo morfologicamente limitatamente diversi, il cane fornese, che è anche stato utilizzato nella prima guerra mondiale in Libia, è un cane che faceva un po' tutto, faceva un po' loro sono guardiani. Quindi guardano e basta, non conducono il gregge. Il cane fornese magari è un po' meno guardiano, anche perché in Sardegna non ci sono lupi da 200-300 anni, ma è il cane anti-abigeato, nel senso abigeato il furto del gregge e delle pecore. Quindi è il cane che faceva la guardia, in buona sostanza. Quindi veniva lasciato, cioè non veniva socializzato, quindi alla base è anche un tantino diffidente, per cui era il cane del pastore, perché in realtà il cane conduceva le pecore, le raccoglieva, faceva la guardia. È un cane un po' è un po' il pastore tedesco della Sardegna, in realtà. Quindi è quello che un po' dalle altre razze si distingue un po' di più. Quindi è un cane di utilità. Il pastore fornese è un cane di utilità. Cioè, nel senso, infatti è iscritto non nel gruppo 1 a cui appartengono queste razze, quindi, ma nel gruppo dei molossi. Quindi è come se fosse un molosso, in realtà non è lui morfologicamente, ma caratterialmente lo è. Quindi è il cane quasi da macellaio, il cane che il pastore portava in sé, faceva tutto, un tutto fare. Cane molto rustico, di forte temperamento, cani che hanno ovviamente attraversato un periodo di consanguinità e quindi la dimensione si era ridotta, invece con un piano di allevatoriale si è tornati ad avere, anche perché non c'era scambio. Cioè c'è un profondo orgoglio per le proprie famiglie di cani, cioè ogni pastore aveva 2 o 3 cani ed era assolutamente orgoglioso dei propri cani, storicamente, ma in realtà anche attualmente, e prima in qualche maniera c'era tanta, cioè non si scambiavano i cani, al contrario di come avveniva con gli abruzzesi, storicamente i pastori sono sempre scambiati i cani, e quindi in qualche maniera loro preferivano la carabina al mollare cani, quindi nel senso c'è un orgoglio familiare, cosa bellissima che ha ovviamente consentito di isolare le famiglie veramente pure, che sono cani puri, nel senso nel loro essere comunque in qualche maniera non ancora totalmente riconosciuti dalla Federazione Internazionale, ma dall'ENCI sì, quindi sono tutti cani con DNA depositato, ma in realtà sono cani che avevano appunto un tasso di consanguinità altissimo e quindi in qualche maniera soffrivano un po' di problemi riproduttivi e di riduzione della taglia. Anche là il club di razza, l'associazione ha provveduto a iniziare questo con l'Università di Sassari, di veterinaria, facoltà veterinaria, un processo di recupero, in qualche maniera ora è un cane veramente piacevole, ti piace con le sue caratteristiche importanti, quindi però non è un guardiano specifico, ecco, quindi in qualche maniera è quello che un po' si differenzia. Poi appunto c'è lo Spino di Blay. Ti fermo perché adesso abbiamo ancora la pubblicità e ne parliamo sicuramente dopo. Grazie. Bentornati in studio qui con noi. Prima di tornare a parlare delle razze che sono ospiti oggi qui a Cani, Gatti e Compagnia, c'è un altro argomento di cui ci occupiamo e lo facciamo insieme al dottor Renato Lenzi, amministratore delegato Zoomarine, questo giardino zoologico di Roma, e anche biologo, e stiamo parlando di questo fatto che è avvenuto, migliaia di fenicotteri minori a rischio estinzione in Sudafrica, questo parco, questo giardino zoologico si è adoperato per salvare proprio i pulcini. Dottor Renato, grazie per essere qui con noi, cos'è successo? Grazie a voi. Buonasera, innanzitutto è successo che la diga, che è uno dei principali luoghi di riproduzione dei fenicotteri minori, una delle specie a maggior pericolo di estinzione tra le varie specie di fenicotteri esistenti al mondo, sì. E questa diga si sta prosciugando in virtù dei cambiamenti climatici che purtroppo sono una realtà e questa ne è un'altra testimonianza. Col prosciugamento della diga vanno a secco i nidi dei fenicotteri e quindi i genitori abbandonano i nidi con conseguente moria di tutti questi pulcini di fenicottero che già in pericolo di estinzione, quindi si vedono ancora sotto una maggior pressione. E quindi la Zoomarine ha deciso di intervenire immediatamente in virtù del fatto che noi ospitiamo una colonia di questi fenicotteri nel nostro giardino zoologico e quindi abbiamo delle competenze specifiche sul come gestire i pulcini in questa fase della loro vita. Questi sono pulcini da pochi giorni a poche settimane di vita che vanno ancora imbeccati a mano. Ecco, quanti ne sono arrivati quindi da voi? A Zoomarine nessuno, però se ne sta occupando un centro nel Sudafrica che ha fatto veramente uno sforzo enorme insieme a una coordinazione internazionale di varie associazioni, il centro che noi già appoggiamo da anni che si chiama Sankob,
è un centro che si occupa di uccelli principalmente marini, quindi di solito gestisce i pulcini di pinguini del Sudafrica o altri uccelli endemici della zona. In questo caso si sono attivati per aiutare diverse migliaia di questi pulcini. Caspita. E sono sottostaffati e ovviamente in disperato bisogno di appoggio anche economico, perché l'impegno è veramente enorme, perché per diverse settimane dovranno imbeccare migliaia di piccoli pulcini di fenicottero minore. Certo, benissimo dottor Renato Lenzi, noi adesso guardiamo insieme quindi il video che avete realizzato e poi ritorniamo qui in trasmissione per salutarci. Grazie. Siamo qui da Zoomarine, Renato e Federica. Ciao a tutti. Per lanciarvi un messaggio di appello, abbiamo bisogno del vostro aiuto perché nell'Africa del Sud, nel lago dove si riproducono questi meravigliosi esemplari di fenicottero minore, il lago si sta prosciugando in virtù del cambiamento climatico e i genitori stanno abbandonando i nidi. Proprio in questo momento migliaia di cuccioli di fenicottero minore stanno morendo per il cambiamento climatico. Fortunatamente associazioni del territorio si sono organizzate per cercare di recuperare quanti più piccoli possibile e anche Zoomarine si è attivato. Attraverso la Zoomarine Trust Onlus abbiamo inviato immediatamente dei fondi in aiuto dei fenicotteri minori nell'Africa del Sud e abbiamo mandato anche uno dei nostri staff, uno dei ragazzi che lavora insieme a Federica. Esatto, infatti giù c'è Giuseppe, che è uno degli addestratori esperti in uccelli tropicali acquatici e ha avuto l'esperienza di imbeccare a mano ed allevare questi bellissimi fenicotteri, due dei quattro nati proprio qui da noi. E speriamo che con il suo supporto possiamo aiutare anche gli animali dell'Africa. È fondamentale, ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ripostate questo messaggio perché purtroppo si sta parlando pochissimo di questa terribile notizia e abbiamo bisogno che quante più persone siano informate e chiunque può che ci aiuti. Potete donare anche una cifra simbolica, quindi il valore di un caffè, per poter prendersi cura dei fenicotteri minori in Africa alla Zoomarine Trust Onlus, che rinvierà il 100%, anzi più del 100%, perché continuerà a inviare fondi nel frattempo in Sudafrica per prendersi cura di questi meravigliosi animali. Aiutateci, aspettiamo il vostro aiuto, ripostate e fateci sapere che siete con noi, perché il nostro contributo può fare la differenza. Ciao! Ciao Renato, ciao Federica, eccomi qua finalmente in Sudafrica, Cape Town, e indovinate un po' dove mi trovo più di preciso? Lo potete vedere qui alle mie spalle, sono già davanti al centro di recupero e salvataggio di uccelli marini della SANCOB. Mi sono recato immediatamente qui per poter meglio conoscere le persone, l'area e soprattutto in che modo la mia esperienza può essere d'aiuto ad un'organizzazione come questa. Mi hanno spiegato subito che già da domani sarò operativo alle 6 di mattina per la prima imbeccata. Non vedo l'ora di iniziare, ragazzi. Però mi raccomando, seguiteci in questa incredibile missione, così che potrete vedere coi vostri occhi questi piccoli fenicotterini accuditi qui nel centro che la Zoomarine Trust Onlus sostiene. Così potrete aiutarci ad aiutare anche con un piccolo contributo. Ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi, finalmente è cominciata l'avventura qui in Sudafrica e qui vicino a me potete ammirare quasi 100 piccoli fenicotteri minori tratti in salvo qui nel centro di recupero della SANCOB di Cape Town. Prendersi cura di loro vuol dire dargli da mangiare, pesarli, osservarli e se necessario anche medicarli per poterli portare così in età adulta e poi liberarli insieme agli altri del loro gruppo. Tutto che possiamo dare noi persone comuni è fondamentale e può fare la differenza nella salvaguardia di questa specie delicata ma altrettanto affascinante. Buongiorno cari amici, oggi mi vedete all'opera con volontari locali e provenienti da tutto il mondo in questa attrezzatissima struttura. I piccoli vengono pesati, nutriti con passione, se necessario anche medicati e soprattutto osservati. Esatto, perché è l'osservazione fondamentale per capire lo stato di salute di questi fragili piccoli di fenicottero, che sono abili a mascherare qualsiasi malessere, proprio perché in natura possono essere, soprattutto in questa tenera età, facili prede. L'osservazione aiuta anche a verificare lo stato di svezzamento, infatti alcuni piccoli muovono i primi passi, forse per gioco o per istinto, verso la filtrazione dell'acqua. L'organizzazione della SANCOB, sostenuta dalla Zoomarine Trust Onlus, punta a reinserirli in natura. Quindi la raccolta fondi è fondamentale per portare avanti un progetto complesso come questo. Anche un piccolo gesto può cambiare la vita a questi piccoli indifesi fenicotteri. Aiutateci a cambiare le cose, perché tutto è possibile, basta volerlo. Questa è un'area di più di 300 metri quadri, con annesso anche un piccolo laghetto. È stata costruita molto velocemente per far fronte a questa emergenza ed ospitare durante il giorno i piccoli del centro.
Come potete vedere, filtrano l'acqua, corrono, fanno il bagno, insomma cominciano a prendere confidenza con l'ambiente esterno, proprio perché un giorno non lontano ritorneranno ad essere liberi con i propri compagni. Ciao a tutti amici, oggi vi voglio parlare di un gruppo particolare di fenicotteri. Dovete sapere che alcuni fenicotteri hanno bisogno di più cure e attenzioni, proprio come può capitare a noi esseri umani. Li vedete qui alle mie spalle ed è proprio a loro che voglio dedicare l'appello di oggi. Grazie agli esperti veterinari che operano con passione qui alla Sancob e ad attenzioni esclusive dei volontari, questi piccoli vengono curati, rimessi in forze e reinseriti nel gruppo con gli altri. Grandi ragazzi, ho visto che ci state già seguendo in molti e mi hanno anche già detto che sono arrivate molte donazioni. Continuiamo così, diffondiamo la notizia di quello che sta accadendo qui in Sudafrica e sosteniamo in modo concreto la Zoomarin Trust Onlus, che si vede impegnata in prima linea in questa importantissima missione, perché il vostro contributo può fare la differenza. Ciao amici, oggi ho due buone notizie da darvi. Una riguarda questo piccolino qui, che dopo le dovute cure e attenzioni è stato prontamente reinserito con il gruppo qui alle mie spalle. Questo è solo uno dei tanti esempi a cui è finalizzato il lavoro di volontari e veterinari, soprattutto nei confronti dei fenicotterini più deboli. La seconda notizia invece riguarda il loro reinserimento in natura. Mi è stato riferito dai responsabili esperti del centro che già tra un mese saranno possibili le prime reintroduzioni, visto il buono stato di salute e il progressivo avanzamento dello svezzamento. Renato, Federica, cari amici, purtroppo la mia avventura finisce proprio qui dove è iniziato tutto. Volevo solo dirvi le ultime due cose. Aiutare questa straordinaria organizzazione, soprattutto questi piccoli fenicotteri, è stata un'esperienza toccante e strepitosa e mi ha fatto capire una cosa, che al mondo c'è ancora una speranza e che quella speranza siamo noi persone comuni. Volevo inoltre ringraziarvi per le numerose donazioni che state facendo e che so che continuerete a fare, perché la Zoomarin Trust Onlus ha sempre bisogno del vostro aiuto. Ciao a tutti! Allora, abbiamo visto il video, un bellissimo progetto. Uno dei vostri biologi, dottor Renato Lenzi, è stato là proprio a vedere quanto sta accadendo. Sì, infatti Giuseppe Chialà, che è uno dei nostri biologi esperti in uccelli tropicali, ha avuto l'opportunità di portare la sua esperienza in prima fila, aiutare i volontari per l'imbeccata di questi pulcini, quindi un'opportunità di partecipare direttamente nella salvaguardia di questi pulcini che sono veramente importanti per il pool genetico della popolazione. Benissimo, io la ringrazio tantissimo per essere stato qui in nostra compagnia, vi auguro quindi un buon lavoro. Grazie a lei, è stato un vero piacere, buona serata. Arrivederci. Allora, stavamo parlando di una delle razze appunto che hai in allevamento. Io volevo chiederti, il cane fonese sardo può essere un cane da famiglia? Non lo è? Come viene attualmente apprezzato come cane? Allora, viene apprezzato come cane da famiglia, in realtà mediamente il cliente tipo, o meglio l'appassionato tipo, lo apprezza come cane da guardia, nel senso che le richieste che ho normalmente arrivano da stimatori di questo tipo. In realtà è molto di più, ecco, in realtà è molto di più. Come cane da guardia, fondamentalmente penso che dia il suo. In realtà, ecco, mettiamo così, è un cane a tutto tondo, è un cane che può dare, probabilmente non eccelle niente nella guardia, nella guardiania, ma in realtà può adattarsi un po' a fare un po' tutto, quindi può essere un buon cane da famiglia, un buon cane da utilità, un buon cane da difesa, quindi in realtà è un cane molto, come dire, polifunzionale. Spino degli Blay, che non avevo sinceramente mai sentito, raccontami un po' di questo cane. Anche questo cane che proviene dalla Sicilia. È veramente molto affascinante, nel senso che anche lì cane probabilmente inizialmente antilupo, quindi in Sicilia c'erano i lupi fino al... nell'Ottocento ce n'erano, poi ovviamente dal 1900, non ricordo bene la data, il 1900 scomparsi. Quindi attualmente non è un cane antilupo, attualmente lavora nelle mannare, quindi in queste aziende agricole siciliane, e in realtà la sua funzione attualmente è di tenere lontano appunto dalle greggi i randaggi, che in Sicilia sono comunque un problema e puntano, prederebbero sicuramente
le greggi, quindi i cani vaganti, sia dalle volpi, di agnelli. Quindi sono comunque molto in simbiosi col gregge, non hanno rapporti strettissimi con i pastori, quindi anche loro in qualche maniera sono cani un po' schivi molto spesso, ma in realtà si occupa, c'è un'associazione appunto guidata dal presidente Gianni Mullo che si occupa appunto, lavora tanto appunto per portare in auge il tipo corretto dello Spinelli Blay. È un cane molto affascinante, cane antico anche qui. Molto rustico, assolutamente, cani che hanno veramente parchi da mangiare, non hanno poche necessità alimentari, sono cani affascinanti, sono con faccioni di pelo ispido, cani che sicuramente hanno bisogno, cioè nel senso, c'è una certa variabilità genetica nella razza, quindi in qualche maniera è comunque una razza che ha bisogno di lavoro selettivo, una razza che appunto arriva dal mondo pastorale direttamente e va in qualche maniera un po' modulata per rendere adatta alla vita familiare. Quindi dire che nella popolazione di Spinelli Blay oggi esistono cani perfetti per la famiglia, ed esistono cani che magari lo sono un po' meno e che hanno bisogno in qualche maniera di lavoro sulla loro indole, che a volte è diffidente. Quindi in realtà come dire, sono un po' dei cani che hanno bisogno in qualche maniera di essere reinseriti geneticamente nel mondo odierno. No, noi abbiamo bisogno oggi di cani coraggiosi, perché il cane coraggioso è il cane che non ha paura delle macchine, quindi stupidamente, non ha paura dei rumori, quindi un cane che si sa ambientare in ogni contesto, nel contesto familiare, agrario, certo. Macchine, quindi manca probabilmente un po' di omogeneità in questo, ma in realtà secondo me il lavoro fatto fino ad oggi è ottimo, quindi da parte del club di razza in Sicilia, ci si crede tanto, si è molto vicini in questo caso al riconoscimento internazionale, perché far riconoscere in maniera internazionale un cane a livello ENCI, l'ente nazionale cinofilia italiana, e quindi FCI, vengono richiesti dei tasselli importanti, quindi sono otto linee di sangue non parenti tra loro, quindi vuol dire tanti cani non parenti in cui va fatto appunto il controllo del DNA, arrivato appunto a questa formazione, questo pool di base, si può iniziare il processo di riconoscimento internazionale. Premetto che sono tutti cani con pedigree nazionale, quindi tutti questi cani hanno già il pedigree, quindi sono già riconosciuti, sono soltanto in un libro aperto e che deve in qualche maniera, ha bisogno di qualche anno ancora per essere affinato, per essere proposto appunto alla platea internazionale, ecco. Certo. Quindi, però sono anche questi cani affascinanti, nel senso che andare in Sicilia, sono proprio della valle di Modica è la città del cioccolato, quindi nell'Agrigentino, e gli Blay sono un altopiano in pratica, in cui la pastorizia è presente da millenni, e questi cani accompagnano la greggi, quindi sono cani veramente autoctoni, quindi un'altra ricchezza regionale siciliana, appunto nel mio allevamento lui arriva, ad esempio questi due soggetti che vediamo in video, le birra, quindi nata comunque sia tra virgolette da un allevatore, o meglio di prima generazione, l'altro invece è stato praticamente adottato perché era il più piccolo cucciolato, il gregge l'aveva emarginato e siamo riusciti a recuperarlo, quindi i pastori li cedono, quindi in qualche maniera noi abbiamo questa azione di recupero e poi vengono appunto donati, perché l'idea è di aumentare in Italia la distribuzione di questi cani, però appunto sono cani veramente, veramente notevoli, anche loro molto rustici, forti, quindi è tutto bello, nel senso che lo fai perché è appassionante. Anche là, nel mio progetto appunto futuro di Oasi, loro sono la prima Oasi zootecnica completa, nel senso che loro vivono insieme alla capra, nel mio allevamento insieme alla capra girgentana, una capra particolare appunto propria della provincia di Agrigento, e assieme alle galline siciliane, che sono delle galline particolari con una cresta a coppa in pratica, e quindi ho creato questo piccolo ecotipo siciliano, questo è stato il primo, poi i secondi sono loro, e quindi in qualche maniera l'azienda si tramuterà presto in un agriparco cinofilo in cui le scolaresche, essendo una fattoria didattica accreditata dalla regione Piemonte, verranno a visitarci e spiegheremo assieme a Federica e assieme a Carolina quello che succede nella realtà pastorale nelle varie regioni italiane del sud. Malattie, ci sono delle malattie che affliggono queste razze? Allora, ovviamente l'allevatore deve stare mettiamola attento. Mettiamola così, una, ed è sempre purtroppo lei, la displasia dell'anca del gomito.
Quindi purtroppo il problema di fondo è che non esiste ad oggi, a parte lo studio del fenotipo con le lastre, quindi nel senso con le radiografie a GX di anche gomito, una cura. Per questo c'è più che altro una prevenzione. Dispersione dell'anca del gomito è una patologia multifattoriale che ha quindi una predisposizione genetica e poi una ed è in qualche maniera mediata anche dalla sovralimentazione. Purtroppo queste razze nuove in alcuni casi si sono presentati problemi di displasia semplicemente perché magari con un'alimentazione parca limitata che può avvenire appunto in ambiente pastorale non hanno problemi, crescendo così tanto, quindi con un'alimentazione casalinga, quindi tra virgolette viziati, possono crescere in maniera abbondante, la loro struttura momentaneamente del bacino non è tale in alcuni casi, non in tutti, nel supportare quella che è la crescita imponente del cane. Quindi diciamo che in queste razze bisogna un tantino andarci piano nell'esagerare e nell'iperalimentarle. Nel maremmano abruzzese io personalmente lavoro da 10 anni e sono penso il più meticoloso ed allevatore all'astrare cani e nonostante questo c'è sempre quella piccola percentuale di cani con predisposizione alla displasia, quindi è una patologia presente in tutte le razze, specialmente di grande mole. L'allevatore serio quello che fa è appunto attuare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per evitare che il cane possa incorrere in questi problemi. Però la buona notizia è che a parte questo non si ammalano mai. Cioè nel senso che veramente non hanno nulla, molto nessun tipo di rustici, ecco, come cani longevi, grandi ma longevi, 12, 13, 14 anni. Ho avuto un maschio che si è accoppiato a 13 anni, ho ancora un maschio di 11 anni che si accoppia, quindi nel senso sono cani che comunque la vecchiaia vivono molto bene, specialmente quando hanno sempre possibilità di fare esercizio. Nel maremmano abruzzese, allora, pastore della Sira, Spino di Blei e Fonnesi non ho ancora cani vecchi. In realtà che il più vecchio probabilmente è lui, che ha 4 anni, quindi non lo so. Maremmano abruzzese invece ho 5 generazioni a casa, io tengo tutti i vecchi, nel senso che hanno dato tanto a me e rimangono a noi, quindi non ho quel reparto geriatrico, mettiamolo così, le nonnine, e essendo bianchi, non diventando il pelo bianco, cioè nel senso, essendo bianchi non ti accorgi che sono certo. Vecchi. Soltanto te ne accorgi quando li chiami, non vengono perché sono un po' sordi, certo. Ma per il resto l'aspetto è il medesimo, ecco, quindi ecco, è bello. Abbiamo pochi minuti per prima poi di salutarci. A livello di educazione, magari tiriamoci fuori dal discorso come cane realmente da pastore, però cane da famiglia. Come educare uno di questi cani, un pastore maremmano abruzzese, un pastore della Sila? Quali sono i tuoi consigli allora, quando li dai semplice. A casa? Allora, la cosa principale è insomma in qualche maniera... Perché comunque sono cani di grossa mole, sì, quindi sì, nel ma senso... Sì, ma non è così complesso, cioè nel senso veramente non sono cani complessi, anzi sono cani facili. Sono cani facili perché la gestione è facile, semplice, non hanno grandi pretese, non hanno bisogno di contatto continuo col padrone. Quando il padrone vuole giocare, loro ci sono e vogliono giocare, quindi in qualche maniera non è che abbiano qualcosa in meno gli altri cani. Non sono cani assillanti, una delle cose principali è comunque insegnargli ad andare a guinzaglio il prima possibile, perché in qualche maniera... Già da piccoli, quindi, sì, quando sì, si portano sì. A casa. Beh, io inizio più tardi, tipo lei ha iniziato a 2 mesi, ma nel senso che prima si fa probabilmente meglio è. Sì, 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 impara, i cuccioli prendono coraggio, quindi insomma in qualche maniera hanno... Cioè io ero ancora in università quando avevo il primo maremmano abruzzese, quindi l'ultimo anno lo portavo in una lauretta studio in centro Milano, in metropolitana. Erano cani che erano comunque... cioè quindi scale mobili e ancora... E faceva faccio, tutto. Lui è la prima volta che esce, aspide, non è mai uscito dall'azienda. Nel senso che è mai stato in città. Eppure mai lui è come se fosse sempre stato qui. Sì, è tranquillissimo, perché sa di essere un cane, quindi sa che si può fidare di noi, sa che non ci sono stress particolari e quindi in qualche maniera è mentalmente stabile. Cane mentalmente stabile è quel cane che vive in equilibrio con il suo ambiente, quindi guinzaglio, richiamo, allora il richiamo è la parte dolente. Cioè sono cani che, allora ho sempre il Brustan in tasca, cosa che io non ho, o normalmente li richiamo quando c'è qualcosa di più interessante di noi, cosa molto spesso accade, sono poco inclini a tornare immediatamente. E in tal caso cosa fai? In tal caso si aspetta, nel senso, altrimenti si cerca di andare sempre col guinzaglio. Ecco, quello è probabilmente l'unico
l'unico vero tallone d'Achille di questi cani. Sono cani indipendenti, quindi se decidono che quell'eprotto è più interessante di noi, vanno all'eprotto, non c'è. Non c'è verso. Per il resto, veramente educazione, nel senso che il cane deve mangiare magari in un suo posto. Sì, diciamo che magari non sono cani da educazione, diciamo quella più. Estrema, la jog, agility Esatto. dog, ma il resto sono cani bravissimi, cioè nel senso veramente l'avete visto. Cioè, non si può pensare di portare a casa uno di questi cani e aspettarsi un robottino, come dicevi tu. No, 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 Hanno il loro sarebbe. carattere e sono più indipendenti. Sì, loro fanno veramente, sono di. Allora, se li vogliamo poltroni, sono fantastici. Se li vogliamo cani da lavoro, sono fantastici. Quindi nel senso loro si sanno un po'. Il bello è quello che si sanno abituare, sanno stare tranquilli da soli. Quindi nel senso, se c'è la bella giornata di sole, loro sono papalanzati a dormire senza bisogno di portarli fuori. A volte fino a 6-7 mesi non vogliono uscire da casa perché loro stanno bene nel loro territorio. Dicono, no, no. Si impuntano, quindi Ecco, l'ideale e è quindi prenderli e la metterli in macchina. La socializzazione è importante per questi socializzazione è cani? importante ma non fondamentale, nel senso io comunque allora Ah, ecco, scusa, ti rifermo. Socializzazione e guardia, cioè vanno di pari passo, cosa ne pensi? Nel senso, un buon guardiano va comunque socializzato in tenera età? Fuori sì, dipende anche dal livello di guardia che si desidera dal cane, nel senso che ci sono cani che li puoi socializzare anche zero, ma comunque non saranno mai buoni guardiani. Sono cani invece da guardia forti, che puoi all'esterno del proprio territorio socializzarli, quindi farli conoscere altre persone in città. E io non ho vergogna di dire che il cane più forte che ho a guardia del mio giardino non appartiene a questa razza. È un cane a pastore dell'Asia centrale, un cane di cui mi sono innamorato per determinate altre caratteristiche che aveva, e lui in qualche maniera mi traina tutti loro, perché quando è libero, loro fondamentalmente lo seguono come leader, e in qualche maniera loro quindi sono liberi durante il giorno ad accogliere tutti, quindi anche gli intrusi volendo, cioè non fanno distinzione, non la sanno fare, non sono così Però diffidenti, è quindi. anche, servono anche per questo nel nostro contesto Certo, io adoro. italiano. No, 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 punto, punto, punto. No, no, ma la mia è un'azienda appunto che Sicuramente sono accoglie. cani più indicati. Al lavoro sicuramente sì, un cane forte come i cani dell'est probabilmente, poi anche là va visto, cioè all'interno di quel, c'è sempre un range, no, in cui ci si muove. Ci sono pastori occidentali che ho visto lavorare benissimo col gregge in Italia, cioè tanto di cappello, altri che probabilmente, cioè, fattivamente non potrebbero mai farlo a meno che il pastore veramente non voglia avere contatti con i 20 km di gente che c'è intorno a lui, insomma, quindi dipende, va sempre, è sempre facile parlare di razze perché noi riusciamo a lavorare per insieme, no? Da piccoli ci hanno insegnato a lavorare insieme, il gruppo di insieme, il macro insieme, in realtà i cani non sono un insieme, i cani sono delle individualità, quindi è facile pensare alla razza, per ognuno di questi cani è diverso. Quindi nel senso loro fanno parte della stessa razza e Apollo non è aspide, lui è pacioso con tutti, lui è un po' più diffidente e sono due cani che fanno totalmente anche quando viene gente si interfaccia in maniera totalmente diversa, eppure Certo. sono la stessa razza, quindi bisogna conoscere i cani, entrare nel loro intimo e poi cercare di adattarsi, ecco. Quindi loro sono sicuramente nostri ottimi amici e si può sicuramente intavolare un ottimo rapporto con loro. Quindi, Benissimo, io vi ringrazio grazie e ci hai raccontato un po' di questo mondo che è il cane appunto da pastore, il cane antilupo. Io ringrazio ancora per essere stato qui in nostra compagnia Dario Capogrosso, titolare e ideatore appunto e il pastore transumante di questa bellissima realtà che diventerà anche a breve, come dicevi tu, oltre che oasi, fattorie didattiche, a te. È giusto già una per fattoria avvicinare. didattica, Ah, è è già una già fattoria, fatto. sì, Fantastico, quindi i abbiamo bambini che possono avvicinarsi a già queste. bambini adulti. Assolutamente a Siamo aperti a questa chiunque. realtà. Insieme a lui, ovviamente, una sua collaboratrice, istruttrice cinofila, Federica Malverni. Io vi ringrazio tanto davvero per essere stati qui con noi, ringraziamo anche i nostri telespettatori e noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.